Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi vedremo la Whisper 45 al 130. Io ho questa pistola al 130 da un bel po' ormai. Non ho mai avuto l'occasione di farci un bel video. Adesso, visto che è possibile ottenerla da questi lama appunto del set militare, voglio mostrarvela. Finalmente abbiamo una bella pistola che spara tanti colpi, non spara a colpo singolo ed è anche estremamente forte. Ha un danno veramente elevato. Ovviamente non potrà mai essere il danno per colpo singolo pari all'Aquila Calva, pari alla Vendetta di Jack, però ha le sue caratteristiche principali. Allora, noi ci facciamo la solita build con lo straniero per le pistole, quello vestito da carcerato per intenderci, e andiamo subito a provare la missione. La build la troverete alla fine del video se ve lo state chiedendo, e mi sono già lanciato in una zona al 140 perché non aveva senso farvela vedere in una zona al 100, in quanto questa pistola è veramente forte, guardate. Non so voi, ma io la adoro questa pistola. La adoro, è una delle mie preferite, in quanto possiamo spammare quanti colpi vogliamo. Sono perfidi, silenziosi. Fanno malissimo, perché per far male, raga, fanno veramente, veramente male. Cioè, guardate lo zombie lì, il mostro della nebbia al 140. Va bene, lo straniero ci buffa tantissimo le pistole ed è uno dei migliori, questo lo sappiamo. Però... aia. Se siete da joystick è un po' scomodo da utilizzare, questo va detto, perché bisogna premere continuamente R2. Purtroppo non ci dà la possibilità di lasciarlo premuto, magari R2, poter spammare tutti i colpi così. Quindi se siete da mouse e tastiera, secondo me è parecchio più comoda rispetto a noi che utilizziamo il joystick, no? Per intenderci. Allora, smasher al 140 e io sono sempre solo. Sì, tra poco andiamo a provare la missione. Non vi preoccupate, raga. Aspettiamo sto smasher. Rip. Non mi lamento, non mi lamento, per essere una pistola il suo danno esagerato lo fa. Comunque, se volete sapere una cosa interessante, appena era uscita quest'arma, mi ricordo un anno fa, era strabuggata, aveva un danno esagerato, tant'è che dopo un po' l'hanno nerfata perché era troppo OP. Me lo ricordo questo, era veramente esagerata prima. Intanto, ridendo e scherzando, abbiamo trovato un altro smasher. Sono curioso davvero coi compagni vedere quanto arriva al limite. Perché sì, da solo così ho modo di capire bene come funziona la pistola. Però sono curioso di vedere coi compagni. Intanto il tormento che fa il suo effetto. L'adoro questa pistola. Infatti, non a caso, io ce l'ho full perk da un bel po' di tempo. Un po' di mesi anche. E vi starete chiedendo, Kino, perché ce la fai vedere solo ora? Non lo so, avete ragione anche voi. Scusate compagni, se approfitto della vostra potenza. Vediamo un attimo. Wait, bro. Ma il danno è esagerato, guardate raga. Addirittura lo respinge con una pistolina silenziata, incredibile. Oh, grazie per il raggio addirittura. Grazie mille. Questo qua neanche si è svegliato, cioè, per farvi capire. Adoro questa pistola. Un colpo, due colpi. E al terzo è morto. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sono quasi belli quando dormono. Quasi, ho detto, non vi preoccupate. Adoro questa pistola, raga, semplicemente. In più, con le perk che hanno aggiunto in questi giorni, la adoro ancora di più di quanto già non l'adoravo prima, credetemi. A voi piace? Non si sprecano tanti colpi. Cioè, un po' sì, si sprecano i colpi, però
Dipende sempre da noi quanto spammiamo R2. Mostro la nebbia, l'abbiamo sciolto. Lo so che poi dal microfono si sente io che spammo R2, raga, però avete modo di capire almeno l'effettività dell'arma. Diciamo che col mouse sarebbe un po' più comoda quest'arma, anche se a dire il vero comunque devi star continuamente a premere il mouse. Quindi io sì, prediligo le armi automatiche semplicemente per quel fatto, non mi va di continuare a premere R2 semplicemente. Specialmente su Salva al Mondo, dove appunto per tirar giù uno smasher devi tirargli un bel po' di colpi, diciamo, no? Peccato che questo straniero non ha l'elettrotorre, eh? Potremmo utilizzare Sauti Tecno Combattente, così abbiamo anche l'elettrotorre, però non è essenziale, diciamo. Smasher al 140 che dorme. Ammetto che sono curioso di usare la vendetta di Jack, eh? Però non è questo il video. Mi dispiace, Smasher. Purtroppo non è questo il video. Ecco perché comunque a me non piace il tormento. Cioè, guardate, una perk di rallentamento sulla Whisper sarebbe il top. Sarebbe veramente il top. Questa è la build che ho utilizzato per il video. Beetlejuice Ranger, ritorno di fiamma per togliermi lo scudo e aumentarmi la vita. Colpo della cintola, incrementa i danni delle pistole. Aumenta il danno della pistola del 20% e l'impatto del 25% per i primi 6 colpi nel caricatore. Traslazione fasica incrementa i danni della pistola del 35% per 4 secondi. Ogni 1 secondo aggiunge 3% della salute attuale al danno del prossimo colpo con armi a distanza. E pelle di dinosauro, mentre lo scudo è esaurito, aumenta la corazza del 33%. Raga, come al solito io vi ringrazio di aver guardato questo video. Vi ringrazio di tutto il supporto che mi state dando in questi giorni. E che dire, spero che anche voi troviate questa pistola assolutamente, perché anche se non riuscite a potenziarvela, comunque è meglio mettersela da parte qualora un domani comunque vogliate potenziarvela. E noi sappiate che ci vediamo domani con un nuovissimo episodio. Bella bella!